Siamo con Silvia Calamandrei, autrice del libro Attraverso lo specchio, un po' la protagonista di questi due giorni dove le due culture, quella italiana e quella cinese, si sono unite. E con Tatiana, la curatrice di questi due giorni, intensi due giorni, e la curatrice del corner della biblioteca Calamandrei di Montepulciano, appunto del il corner cinese. Allora, iniziamo dalla protagonista. Silvia Calamandrei, Attraverso lo specchio, autrice di questo libro, Cina, andate e ritorni. Possiamo dire che in queste pagine c'è una Silvia inedita? Questa è una buona domanda. Direi che emerge più la mia storia che quella della mia famiglia, di cui ho curato molta documentazione, molte scritture. È una famiglia che ha accumulato scritture via via negli anni, quindi c'è tutta la cura delle opere di Piero Calamandrei e poi quella dei miei genitori, Franco Calamandrei e Maria Teresa Regarda. Questa volta sono un po' io la protagonista che mi racconto e forse è stato questa scrittura è stata un po' indotta da un momento di raccoglimento, chiusura che la pandemia ci ha imposto, un po' un ripiegamento su se stessi a ritrovare le fila della propria vita. Ecco, quali sono i ricordi, al di là, qui dentro ce ne sono tanti, ma quello che hai particolarmente a cuore, che cosa ti ha lasciato, che cosa hai di questa cultura dentro di te, che cosa ti ha insegnato? E credo che aver passato 3 anni, dai 6 ai 9, nella scuola cinese, bambina, mi abbia profondamente segnato, una sorta di imprinting che poi in qualche modo ho anche rimosso, messo da parte, ritornando in Italia e riadattandomi alla cultura, all'ambiente italiano. Questa, diciamo, esperienza infantile mi è tornata, mi è riaffiorata, spingendomi a ristudiare il cinese che avevo come un po' messo da parte nei miei studi. Dopo l'università mi sono rimessa a studiare il cinese e ho avuto l'opportunità di riandare in Cina con una borsa di studio, di recuperare quella lingua che era stata la lingua della mia infanzia e di riaccostarmi alla cultura cinese. Nel libro racconto poi i momenti, andate e ritorni, in cui ho continuato a mantenere un legame con la Cina che in qualche modo, diciamo, appartiene ai miei sentimenti più profondi. Un'ultima domanda, che più che domanda è un'affermazione, una spiegazione che la professoressa e sinologa Pisu ha dato del tuo libro, no? Che questo libro è una memoria che parte da lontano ma che arriva ad oggi proprio come una riflessione del passato che ci proietta verso il futuro. Sì, questo racconto arriva fino al momento della pandemia. Era il momento in cui avevo pensato di occuparmi insieme alla biblioteca del cinquantennario delle relazioni tra Italia e Cina che si dovevano celebrare e di editare una serie di materiali su questo. Ho seguito anche quanto avveniva in Cina, Wuhan, l'esplosione della pandemia che ci ha bloccato nei contatti, e ho seguito anche quello che è stata l'elaborazione in Cina stessa dell'esperienza della pandemia nella scrittrice Fan Fan, la cui memoria, il cui diario, insomma la registrazione quotidiana di quanto avveniva, ha preceduto di 15-20 giorni via via quello che stava avvenendo poi anche da noi o negli Stati Uniti. Una pandemia vissuta a livello globale che auspicavo un po' nelle pagine conclusive potesse avvicinare i popoli, le nazioni, i sentimenti, avendo vissuto un'esperienza comune che ci doveva in qualche modo affratellare. Grazie Silvia. Passiamo la parola alla curatrice, no? di tutto l'evento. Allora, le porte del teatro si sono chiuse,
Tra poco sì. Spengeremo anche le luci. Come è andata? Come è stato accolto questo evento, anche perché ha coinvolto le scuole, l'università? Insomma, è stato un evento corale. Esattamente, corale mi sembra l'aggettivo forse più giusto per descriverlo. È stato molto ricco, molto intenso e è stato appunto formato da tre parti, appunto, quindi lo spettacolo teatrale di Cheyenne ieri sera qui al Teatro Poliziano, replicato questa mattina per gli studenti delle scuole superiori, di alcune classi delle scuole superiori di Montepulciano, e degli studenti dell'Università per Stranieri di Siena. E si è concluso, direi, in maniera molto bella e come ciliegina sulla torta, appunto, con la presentazione di questo libro di Silvia Calamandrei in presenza di un parterre, direi, di nomi di eccellenza sia nel mondo della sinologia che della cultura in senso lato, tra cui appunto Tommaso Montanari. Quindi sono e siamo, io e Silvia, credo, soddisfatte. Adesso avremo bisogno di qualche giorno per realizzare, diciamo, e per fare un po' un resoconto e delle riflessioni anche su quello che abbiamo prodotto, su quelli che possono essere gli sviluppi anche futuri delle relazioni, di nuovi possibili progetti, nuovi possibili eventi e di relazioni da continuare, già instaurate tra Montepulciano e la Cina, tra la nostra biblioteca e la Cina. Appunto, noi da circa 10 anni organizziamo eventi e iniziative per promuovere la lingua e la cultura cinese qui a Montepulciano. Proprio 10 anni fa, nel 2012, c'è stata la famosa mostra Il Drago e la Farfalla, di cui oggi appunto abbiamo, attraverso una china di ferro di Giulio Pellegrini, abbiamo omaggiato i nostri relatori. E contiamo appunto di proseguire su questa linea anche grazie alla collaborazione appunto di partner istituzionali, quindi sicuramente il Comune, la Fondazione Cantiere, media partner come il vostro e enti istituzionali che cooperano con noi da appunto da anni nei vari eventi, come l'Università per Stranieri di Siena e l'Istituto Confucio di Pisa, che era rappresentato appunto da diverse persone che lavorano in questi enti. Ecco. Ecco, proprio riferito a questo, abbiamo visto un parterre anche oggi pomeriggio composto da tanti ragazzi, no? Anche richiesta di autografi da Xingyan Xin. Insomma, vedere tutto questo fermento qua a Montepulciano è anche motivo d'orgoglio, perché vi ripaga di tutti gli sforzi che state facendo per unire anche queste due culture, no? Quindi complimenti per il lavoro fatto. E che emozioni hai avuto a vedere tutti questi ragazzi che comunque hanno accolto questo evento veramente in maniera positiva? Devo dire sì che personalmente forse il momento più emozionante è stato questa mattina alla fine della replica dello spettacolo di Yang, appunto, a cui ha fatto seguito un incontro con gli studenti delle scuole. Yang è stato molto bravo a coinvolgere gli studenti, a sorprenderli, a fare loro domande sul loro futuro, sui loro desideri, e poi ha raccontato anche cose molto personali, cose molto profonde, quindi c'è stato anche un momento di commozione e i ragazzi sono rimasti, devo dire, rapiti, stupiti, sorpresi, e hanno poi appunto passato alcuni minuti alla fine dell'evento a fare foto, a chiedere informazioni, a chiedere video, e Yang è stato veramente disponibile con questi ragazzi a firmare copie del suo libro, appunto, che avevamo qui in vendita insieme al libro di Silvia. E quindi il momento più emozionante forse è stato quello, lo è stato credo anche per lo stesso Yang, che poi ha partecipato in maniera, devo dire, sempre con il suo piglio molto divertente, sì, molto autentico e frizzante, alla presentazione del libro che si è appena conclusa, quindi è stato bello. Ultimissima domanda, ovviamente bisogna guardare al futuro, hai detto che adesso vi prendete un paio di giorni per fare bilanci, avete già in mente qualcosa? Prendiamo l'idea di Yang che ha detto che torna con un altro spettacolo? Questa potrebbe essere un'idea interessante nel medio-lungo termine, ovviamente. Nel breve termine noi sicuramente in biblioteca appunto continuiamo con la sistemazione e la catalogazione di volumi sulla Cina che abbiamo e che continuiamo a ricevere anche attraverso donazioni di diversi sinologi e sinologhe che appunto decidono, e ringraziamo, decidono di donare i loro preziosi volumi alla nostra biblioteca, conoscendo appunto il patrimonio già qui presente. E quindi per quanto riguarda la parte, diciamo, libraria, cerchiamo di continuare a appunto a
in qualche modo archiviare e a documentare questo patrimonio. Per quanto riguarda i prossimi progetti, speriamo di portare in futuro un nuovo spettacolo di Young qui al Teatro Poliziano. Grazie. Bene. Grazie Tatiana, grazie Silvia. Ricordiamo che questo libro, oltre che in biblioteca, si può trovare alla libreria Cento Fiori. E grazie, ancora complimenti per questo bellissimo evento che ci avete regalato e che avete regalato alla comunità poliziana. Grazie davvero. Grazie a voi. Grazie mille, a presto.